Eccoci qui al nostro hot corner in via del Babuino, appare Luigi Fedele. Ciao. Come stai Luigi? Bene, molto bene. Ti sei ripreso dalla giornata di press e presentazione di Rapiniamo il Duce qui alla Festeggina di Roma? Sì, sì, mi sto riprendendo. Bello? È stato bello, sì. Intenso. Senti, raccontaci di questo Amedeo, del tuo personaggio. Chi è? E Amedeo è il giovane falsario della banda che decide di rapinare il Duce. È un ragazzo ebreo, orfano dei genitori, perde i genitori durante una redata nazista e viene salvato da Isola, che è il personaggio di Pietro Castellitto. Ah, certo. E se ne prende cura come se fosse, diciamo, un fratello minore. E, ha un piccolo superpotere che è quello della fantasia, dell'immaginazione e della meraviglia. Che comunque è stata la prima parola che ho pensato quando l'ho letto, e ho cercato insomma di lavorare su quello. E come ci si prepara un film del genere? Perché poi comunque è un film in costume, un film anche particolare, insomma. Sì. Che hai fatto? Hai rivisto delle cose vecchie o te lo sei costruito tu? Ma in realtà è uno di quei film che sei abituato a vedere, cioè ho visto spesso, diciamo, quando ero più piccolo, film di genere, film di supereroi, quindi comunque mi ricorda anche un po' la mia infanzia. Farlo chiaramente è una sfida molto stimolante, e la difficoltà secondo me è stata nel proprio tratteggiare un personaggio, disegnarlo con un tratto di matita un po' più spesso rispetto ai soliti personaggi che magari ho fatto. E anche far capire che appartiene a un altro mondo. Sì, e poi sì, c'è il fumetto, e quindi ho riletto classici americani, classici del fumetto americano, e anche qualcosa di italiano come Andrea Pazienza. E quindi il lavoro è stato quello, è stato più che altro sul trovare, diciamo, uno sguardo sul mondo. È nato De Maria, il regista, ti ha lasciato libero rispetto alla sceneggiatura o hai potuto portare del tuo? Sì, lui è un regista a cui piace molto comunque la libertà, e cioè gli piacciono proprio gli attori che creano. Quindi non è che ti vincola e dice no, questa cosa deve essere... No, l'unica cosa che ci ha chiesto è un carattere. Ho detto io comunque voglio da questo personaggio un carattere, e poi... Cioè che non sia bidimensionale, insomma, che lo percepisci poi. Sì, lo vedi. Sì, 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 esatto. Cioè comunque voleva un lavoro anche un po' sulla maschera, se vogliamo, certo. No? Però allo stesso tempo comunque una maschera che poi sia appunto tridimensionale, che abbia anche un'umanità. Che lo spettatore empatizzi. Esatto, esatto. Senti, con Maccio è stato difficile lavorare senza ridere? Con Maccio è stato difficile lavorare quando non giravamo, cioè è stato difficile fuori dal set, perché insomma faceva molto ridere prima che si battesse il ciak, quindi era difficile poi ritornare dentro la... dentro al film. Dentro, sì. Senti Luigi, se ti riguardi indietro, come vedi il tuo percorso? Ti aspettavi di arrivare fin qui quando sei iniziato? Era un'avventura? Ho iniziato in realtà veramente molto piccolo. Sì, per quanti anni sono passati? Dal primo film addirittura, che era il film di Ascanio Celestini, avevo 12 anni. La pecora nera. La pecora nera. È un percorso che mi sorprende sempre, non so... Sarà il prossimo passo? Sì, però comunque il fuoco è acceso, la scintilla c'è comunque. Ma che effetto ti fa rivederti? Te lo sei rivisto, Rapiniamo il Duce? Sì. Per la prima. Sì. Mi è piaciuto. Ah, sì. Sì, il film mi è piaciuto, poi la seconda volta ancora di più. Tu sei critico nei tuoi confronti o...? Sì, sì, sono critico, molto prendi critico. Appunti. Sì. Così. Scena numero uno potevi fare me, tipo cose così. No, più diciamo non quando mi rivedo, prima, ma è come se in realtà poi se l'allenamento insomma era buono. Sai che il risultato dopo sì, comunque viene. Se ho sentito qualcosa mentre lo giravo, sei tranquillo. Sono tranquillo. Che non fare...
se provavo qualcosa, poi se invece ero lì che non incarnavo, lo so già prima più o meno. Senti Luigi, chi è il tuo mito invece, il tuo attore di riferimento, quello che guardi, quello a cui torni magari quando sei un po'... Ce ne sono tanti, però se ne dovessi dire uno dico Daniel Day-Lewis. Ah, Daniel Day-Lewis. Quale? Il primo, l'ultimo, tutti? Tutti. 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 Ma per capacità di, non so, di essere se stesso e un'altra cosa rispetto a quello che è lui, no? E quindi il modo in cui incarna proprio i personaggi, cioè. Lo stile, perché sì. Comunque un attore sempre è anche stilosissimo, è vero. Stile. È vero. Ma qual è il tuo film preferito con Daniel Day-Lewis? L'ultimo di Paul Thomas Anderson mi è piaciuto molto. Il filo nascosto. Sì. Beh, quello stile è puro proprio. Eleganza. Veramente. Sì, incredibile. Sì. Poi Daniel Day-Lewis diciamo che non ha praticamente mai sbagliato un film. No. Ma tu oggi che spettatore sei? Quando sei dall'altra parte cosa guardi? La sera o quando vai al cinema? O non guardi? No, guardo. Guardo. Guardo... Tutto. Beh, cerco sì. In realtà guardo un po', cioè guardo comunque molto cinema. Quello che mi piace poi è quello che comunque riesce a farmi sentire i brividi. Se sento il brivido, insomma... Quella è la discriminante, insomma. Sì, forse sì. Ma una delle ultime cose che ti ha folgorato? I film italiani... Sì, in generale, film... Lazzaro Felice mi ha folgorato. Ah. Sì. Ti piace quel tipo di cinema? Sì, il cinema francese? Beh, quello poi anche un po'... Cinema francese... Tipo Dardenne, cose del genere? Sì, tantissimo. Fratelli Dardenne, moltissimo. E Ken Loach, che però non è francese. No, no, però vabbè, quel neorealismo. Sì, Ermanno Olmi. Sì, mi piace quel neorealismo dove c'è però anche una punta di sogno, di... Di cinema, di proprio, cinema, insomma, sì, di artigianale, anche che proprio. Certo, fatto. Senti Luigi, ma se dovessi portarti un film invece sull'isola deserta, che film sarebbe? Cioè il tuo film del cuore, quello che hai visto più volte in assoluto? Qualcuno volò sul nido del cuculo. Ah. Ma perché è il primo film che quando l'ho visto ho detto. Mi sa che voglio forse fare quella cosa lì. Forse sì. Per Jack Nicholson, ovviamente. Sì, perché poi lì c'è tutto, no? Jack, c'è Danny, sì. DeVito, c'è insomma, grandissimo. Sì. C'è pure Christopher Lloyd, il Doc di Ritorno al Futuro 10 anni prima. Sì. Sì, loro sono. Ma Nicholson è uno dei tuoi preferiti anche? Beh, abbastanza. Ma sì. Sì. Quando ero più piccolo era forse il mio preferito, poi ho cercato. Vabbè, crescendo, anche, poi crescendo, sì. Ho cercato. Di vedere altri attori, sì. Senti, in futuro cosa c'è nel cassetto? C'è qualcosa di cui puoi dirci o sono segreti? Perché ormai tutti dicono sto facendo una cosa ma non posso dire niente. Ah, ok. Non so, in realtà non so, non so se non posso se si può, dirlo. Allora nel dubbio. Non mi lo sa so. Che nel dubbio è meglio non dire. Però cos'è, una però, serie, un sì, film? Sì, ho girato una serie molto lunga, uscirà tra un anno, credo. No, nel dubbio non dire niente. Ok, vabbè. Dopo me lo dici poi a... telecamere spente. Senti Luigi, facciamo sempre qui, noi all'Hot Corner ci piace fare i nostri giochetti. Ok. Stasera ti chiama un regista nel telefono e ha il nome di un regista che ti chiede di lavorare con lui. Chi vorresti che fosse? Paolo Sorrentino. Ah. Qual è il tuo film preferito di Sorrentino? Tutti. Sei pre o post La grande bellezza tu? Sono pre e post. Tutto. Perché comunque anche La giovinezza mi è piaciuto tantissimo. Bellissimo, infatti è sottovalutato, io lo amo tantissimo. È sottovalutatissimo quel film. Poi c'è Harvey Keitel e Michael Caine che sì. Sono andati a vederlo per 3 ore perché è veramente fantastici loro due. No, Sean Penn in This Must Be the Place. Tutte grandi prove attoriali, veramente. Sì. La grande bellezza,
l'ultimo è stata la mano di Dio, i primi, le conseguenze dell'amore, tutto, diciamo. Sì, ma sono proprio, diciamo, fan del genio, del suo genio, del suo modo di scrivere, della sua libertà anche. È vero, totale. Senti, Luigi, usi mai la musica tu per preparare un personaggio? Sì. Fai playlist? Molto. E cosa molto. Ascolti? Ma e purtroppo, per fortuna, ascolto tanto cantautorato italiano. Ah, quindi De Gregori, sì. Guccini, cose sì. anni 70 o anche più? Cose anni 70 e anche cose più recenti. Ah. Però l'ascolto molto la musica per preparare i personaggi. Diciamo che quando non trovo una canzone o non riesco a creare una playlist per quel personaggio lì, c'è qualcosa che non va. Ah, di e solito. Per Amedeo l'hai fatta? Per Amedeo sì, l'ho fatta. E cosa c'era dentro? C'era e che in realtà non c'entra dell'epoca. Molto però ah, okay. Non c'entra molto con però c'era De Gregori, c'era Guccini, c'era vabbè diciamo anche qualcuno più recente, Francesco Bianconi, Andrei Baustelle, e c'era c'erano i Metallica. Così, a contrasto. questi sì, dai. Bellissimo. Senti, per chiudere ti faccio l'ultimo giochino. Okay. Domani organizzi una cena e puoi invitare quattro personaggi di tutte le epoche, da Napoleone a De Gregori. Che bel gioco questo. chi inviti? Invito... per come sto adesso, però, vorrei dire. Sì, sì, sì. Invito Eric Cantona, grandissimo. Invito che ha fatto il film con Ken Loach, tra l'altro, però, sì, sì, mio amico. Sì, bellissimo tra l'altro, sì, quel film. Invito Francesco Bianconi, ma perché vorrei chiedergli qualcosa sull'amore, perché secondo me ha capito tante un po' di cose, sì, mi sì, sa. Sì. Tanto Francesco è stato all'Hot Corner a Milano e abbiamo parlato, bellissimo. Poi lui quando parla, insomma, è bello, sì, denso. Sì, sì, magnetico anche direi, sì, comunque. Sì, sì. No? Molto. Quindi siamo detti due. Sì, esatto. Bianconi, Cantona. E Bianconi, Cantona, già un bel duetto. Sì, chissà che si dicono. Sai, poi Bianconi di calcio non penso che sia molto... No. Fammi pensare, Beh, Daniel De-Lewis forse. Daniel De-Lewis, sì. Daniel De-Lewis, sì. Ammettecelo bene. Sì. Anche per, insomma, per qualche lezione di stile che comunque... Esatto, è così. Va bene. Poi lo convinciamo a ritornare a recitare. Sì. Tanto non ci credo che... Ma neanche io, perché secondo me tra un po' si stufa e torna, perché... Sì, e poi vabbè, mettiamo un pittore, direi Lucio Fontana. Vabbè, Lucio Fontana, sì. Poi Bianconi si prendono. Secondo me citato, sì, potrebbero essere. Esatto, ah, l'ha citato di una vecchia canzone di Baustelle, c'era cioè Lucio Fontana, sì, sì, il taglio. Veramente? Sì, 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 Fontana e Piero Manzoni pure, quindi. Vabbè, dai, incredibile, non lo sapevo, dai. Non me lo ricordavo. Vabbè, tanto con Bianconi possiamo organizzarlo, magari, dai. Tanto partiamo dalla cena con Bianconi e poi... Piacerebbe molto, sì, un battesimo. Dai. Esatto. Qualcosa. A Milano, vieni a Milano, facciamo Bianconi Fedele all'Hot Corner. Magari. Luigi Fedele all'Hot Corner, grazie Luigi. Grazie. Grazie mille.